Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Brest Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. L'argomento del video di oggi è un tema molto caldo in tutte le community di appassionati e l'avrete già intuito voi stessi dal titolo. Oggi vi mostrerò 10 validissime alternative ai famosi Fashion Watches. A voi il video. Prima di cominciare vorrei fare una piccola premessa. Ognuno è libero di spendere il proprio denaro come vuole. Detto questo, lasciate che vi parli brevemente di cosa sono i Fashion Watches e del perché vengono tanto denigrati dalla maggior parte degli appassionati di orologi. Se i contenuti di questo canale vi piacciono, vi invito a iscrivervi e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche di pubblicazione. Vi parlerò di uno se non il più famoso brand di Fashion Watches attualmente presente sul mercato, ossia Daniel Wellington. Probabilmente il brand di orologi più diffuso tra i giovani, Daniel Wellington è diventato in pochi anni un fenomeno incredibile. Grazie al design minimalista tipico della scuola Bauhaus, questo brand è stato capace di infiltrarsi nel settore della moda e divenire oggetto del desiderio da parte di moltissime persone. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esteticamente sono orologi stupendi e non lo si può negare. Allora perché sono tanto denigrati dagli appassionati? Essenzialmente per il rapporto qualità-prezzo. Gli orologi Daniel Wellington, così come molti altri Fashion Watches, sono assemblati in Cina con movimento giapponese ed immaginatevi quindi bassissimi costi di produzione. Il feeling orologio alla mano è davvero un po' povero e leggero, soprattutto per chi mastica un po' di orologeria. Dicendo questo non voglio assolutamente sembrare snob, che è esattamente l'opposto di ciò che io sono. Proprio per questo vorrei fare un po' di sana divulgazione e sono qui per dirvi che nel mondo, per lo stesso prezzo, esistono tante alternative decisamente superiori in tutto. Iniziamo individuando alternative al quarzo, tecnologia perfetta per chi magari non indossa l'orologio tutti i giorni. Ho individuato una serie di orologi, secondo me, degni di nota. Partiamo dagli orologi Timex. Famoso brand americano con una lunga storia alle spalle, Timex propone orologi al quarzo di qualità. La perfetta alternativa ai Fashion Watches è secondo me la linea Weekender, molto essenziale e dal rapporto qualità-prezzo decisamente buono. La casa produce anche altri orologi, tutti con un carattere accattivante e linee piuttosto particolari. I miei preferiti sono decisamente i Military Expedition, orologi con uno stile vintage molto iconico e con un prezzo decisamente alla portata di tutti. Passiamo ad un brand che ho trovato sotto consiglio di un mio gentilissimo iscritto, ossia Chrono Universel. È una casa francese che punta a produrre orologi di qualità ad un prezzo accessibile. La perfetta alternativa ai Fashion Watches prodotta da questo brand, secondo me, è il Chrono Universel Vintage. Così come il Daniel Wellington monta un movimento giapponese, ma le differenze stanno nei materiali. La cassa in acciaio inossidabile è decisamente più pesante e di conseguenza più robusta, così come la corona. Il quadrante è molto pulito, con l'indicatore dei secondi continui in basso ad ore 6. Ciliegina sulla torta il vetro zaffiro, decisamente una peculiarità che alza l'asticella. In questo video non poteva mancare il brand giapponese per eccellenza, Seiko. L'alternativa secondo me più azzeccata è la linea Seiko Sapphire. Robusti quarzi prodotti dalla casa che, per chi non lo sapesse, il movimento al quarzo l'ha inventato, si collocano su una fascia di prezzo che va dalle 100 alle 150 euro. Seiko è una casa che offre un rapporto qualità-prezzo veramente interessante e, come è intuibile dal nome del modello, il vetro è zaffiro, che per chi non lo sapesse è diverso dal comune vetro. Molto più resistente ai graffi, viene tendenzialmente montato su orologi di fascia di prezzo superiore. Qui colloco un orologio interessante, ossia lo Junkers Bauhaus. Ispirato agli orologi della linea Max Bill di Jungens, si colloca in una fascia di prezzo decisamente accessibile, regalando un design iconico e dallo stile secondo me senza tempo. Il vetro è in esalite, proprio come gli orologi del passato, e monta una solida meccanica svizzera al quarzo. Se siete alla ricerca di un orologio dal design stile Bauhaus, quindi molto minimale e leggibile, secondo me questo è l'orologio che fa per voi. Non potevo non inserire in questo video quello che è considerato dai più come il marchio svizzero entry level per eccellenza, Tissot. Il modello che rientra nella fascia di prezzo dei Fashion Watches e che ho quindi deciso di scegliere come alternativa è il Tissot Everytime. Alzando un pochino l'asticella ma ad un prezzo comunque abbordabile, potete portare a casa un orologio con una gloriosa storia alle spalle. Tissot è sinonimo di qualità svizzera per tutti ed anche qui troviamo un vetro zaffiro ed un ottimo movimento al quarzo, ossia l'ETA 902-10. Solido, affidabile e dal design molto simile ai Daniel Wellington, garantisce però standard qualitativi infinitamente superiori, per un prezzo decisamente paragonabile. Un blasone diverso ed un vero esempio di orologeria svizzera, per un prezzo decisamente interessante.
qui un altro giapponese, ossia il Citizen EcoDrive BJ6500 12L. Monta un solido movimento al quarzo ed è secondo me un perfetto orologio per la vita di tutti i giorni, dal carattere interessante grazie al quadrante blu e dalla forma della cassa molto classica. Citizen è un brand veramente ottimo in termini di rapporto qualità-prezzo, e se cercate un orologio versatile ma al contempo molto appariscente, questa potrebbe essere una scelta da valutare. E ora vediamo le alternative automatiche. Il primo orologio automatico che ho deciso di inserire in questo video è l'Orient Bambino. È un ottimo orologio nella sua fascia di prezzo, e viene spesso consigliato in alternativa ai Daniel Wellington proprio per la forma della cassa e per lo stile piuttosto classico e minimal. Trovo sia azzeccato se volete un dress watch e al contempo approcciarvi al mondo degli orologi meccanici. Suo punto forte è il bellissimo quadrante. Ampio, leggibile e molto ben curato, considerato il budget. E qui un altro orologio elegante. È cinese, ma questo non deve essere un pretesto per sminuirlo. Il Cadizen C8097 è un orologio piuttosto apprezzato nella community, ed ha rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Dal design molto pulito e classico fornisce caratteristiche interessanti, come un solido movimento automatico Miyota e, incredibile ma vero, vetro zaffiro. E qui vado a ringraziare il buon Teddy Baldassarre, uno youtuber americano che stimo e che mi ha fatto conoscere questo brand. Penso sia un orologio degno di nota, che ci mostra che anche in Cina molto si sta muovendo in termini di qualità. E qui un altro segnatempo della casa francese Chrono Universelle, ossia il modello Heritage. È sicuramente un orologio interessante, che ha dal mio punto di vista svariate peculiarità degne di nota. Sprizza eleganza da tutti i pori, e monta vetro zaffiro, e qui mi ripeterò. Vetro zaffiro è spesso sinonimo di qualità, ed in questa fascia di prezzo non è una caratteristica comune, anzi. È mosso dal movimento Seagull ST2130, ossia il clone 1-1 del famoso ETA 28242. L'orologio presenta datario a ore 3, caratteristica che può potenzialmente renderlo un ottimo orologio per la vita di tutti i giorni. Per ultimo, ma non meno importante, ragazzi, il Seiko 5. Vi ho parlato prettamente di orologi eleganti fino adesso, ma lui si distacca, grazie alla versatilità e allo stile molto casual. Parlo spesso di questo orologio e non smetterò mai di sottolinearne le qualità. Disponibile in tantissime versioni, è probabilmente il miglior orologio automatico nella fascia di prezzo sotto i 100 euro. E grazie alla possibilità di sostituire il cinturino su quasi tutte le referenze, si dimostra un orologio incredibile. Con un bracciale appare sportivo e casual, e si trasforma in un perfetto orologio elegante quando abbinato ad un cinturino in pelle, rivelando al 100% il suo tipico fascino giapponese. Grazie a tutti per aver visto questo video. Se il contenuto vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like qui sotto, magari a commentare per generare un piccolo dibattito insieme a me o per pormi qualsiasi tipo di domanda. E se desiderate ricevere altri contenuti su orologi in futuro, potete iscrivervi cliccando questo link. Grazie a tutti.